ragazze e ragazzi, allora questo è il mio primo video review sui prodotti della marca Kiko. Come ho già detto in più video, ho intenzione di fare delle review durante questi mesi appena riesco, appena posso, su questa marca, dividendo il tutto in varie categorie, quindi review ombretti, review gloss, rossetti, smalti, mascara, matite occhi, matite labbra, eccetera eccetera. Anzitutto perché è una marca molto famosa qua su YouTube, soprattutto è una marca facilmente reperibile sia in negozio Kiko, outlet e sito Kiko. Secondo, poi sono delle richieste fatte da molte ragazze un po' di tempo fa, e poi voglio farvi vedere i prodotti che ho di questa marca, dandovi dei piccoli consigli. All'interno di questo video voglio farvi vedere la base, quindi fondotinta, i vari correttori e cipria, e già che ci sono, anche delle basi per gli ombretti, anche perché poi il prossimo video che farò molto più avanti, la prossima review sarà sulla mia collezione ombretti. Chiaramente vi farò vedere i miei prodotti promossi, prodotti bocciati, e vi farò vedere anche prodotti che si trovano comunque facilmente ovunque, sul sito, in negozio Kiko e outlet, che fanno parte delle linee permanenti, e anche qualche prodotto di collezioni passate, perché sono facilmente reperibili solo ed esclusivamente negli outlet Kiko con prezzi un tantino bassi. Allora, inizio subito dalla base e vi faccio vedere un fondotinta che io utilizzo ormai da più di 2 anni, perché è da più di 2 anni che conosco Kiko, ed è l'Holde Matte Foundation con protezione 10 ed è il numero 06 Honey Beige. È un 30 ml con scadenza 12 mesi. Ha la pompetta, è un fondotinta liquido, io mi trovo davvero molto bene, anzitutto perché è modulabile ed è facile da stendere. Secondo, poi ha una buona coprenza, in quanto va a coprire imperfezioni e le occhiaie, ha una buona tenuta e ha un'azione mattificante, semiequilibrante, opacizzante, insomma, e quindi va ad attenuare le zone tendenti al lucido. Questo qui a volte lo applico da solo, con un po' di correttore, senza applicare la cipria, proprio perché va ad attenuare le zone tendenti al lucido, soprattutto la zona T, fronte, naso e mento. Devo dire che è molto buono ed è adatto per chi ha una pelle mista e oleosa. Veramente favoloso. Voi magari, se utilizzate qualche altro fondotinta che non sia l'Holde Matte Foundation, fatemi sapere qua sotto, perché ho intenzione di cambiare fondotinta, però voglio rimanere comunque in tema Kiko. Magari, non so, avrei intenzione di acquistare il fondotinta compatto o un altro tipo di fondotinta, sempre Kiko chiaramente, però liquido. Boh, casomai fatemi sapere qua sotto voi invece cosa utilizzate. Poi passiamo ai correttori. Allora, primo correttore, ce l'avevo qui, primo correttore è il Natural Concealer, che è il numero 02, è un correttore liquido, si presenta così, a mo' di lip gloss, fatto a spugnette, facile da stendere, facile da sfumare, avendo una consistenza abbastanza leggera, non ha un'ottima coprenza, quindi non aspettatevi tanto, però diciamo che va a coprire le imperfezioni, quelle meno evidenti, va a coprire le occhiaie, vi assicuro che a fine giornata il prodotto non va assolutamente nelle pieghe o nelle classiche rughette di espressione. E poi lo utilizzo anche come base per gli ombretti, come illuminante qua sopra, in quanto è un correttore energizzante ed è un consiglio che mi aveva dato la commessa un po' di tempo fa, i primi periodi insomma che andavo da Kiko. Poi avevo provato anche il correttore in stick della linea Evolution, se non sbaglio, sempre il numero 02, che purtroppo non ho qua, ma ve lo consiglio ad ogni modo perché è molto buono, ha una buona consistenza, una buona coprenza, va a coprire le imperfezioni e le occhiaie. Però il mio preferito in assoluto è il famosissimo Full Coverage Concealer numero 03. È un correttore compatto con lo specchiettino, ha una buona consistenza, un po' pesantuccia devo dire, però è facile da sfumare, va a coprire molto bene le imperfezioni e le occhiaie, io questo lo adoro davvero tanto, è coprentissimo al 1000x1000, e inoltre lo utilizzo anche come base per gli ombretti nel momento in cui voglio fare dei trucchi abbastanza naturali. Questo qui veramente io ve lo consiglio tanto, l'avevo pagato circa un anno fa in saldo, avevo speso solo 3 euro, però a prezzo pieno, se non sbaglio, viene sui 7 euro, 5,90 euro, non ricordo. Infine, cipria, anche questa un po' come il fondotinta Holde Matte Foundation, è da quando conosco Kiko che la utilizzo, perché io sono molto abitudinaria, nel senso che se mi trovo bene con un prodotto utilizzo sempre quello, fin quando non mi scoccio o fin quando non vedo imperfezioni, brufoletti vari. Comunque la cipria in questione è questa, è la numero 101, la cipria compatta micronizzata, e si presenta con lo specchiettino, spugnetta,
sporca l'ercia, e poi chiaramente il prodotto. Devo dire che è molto buona, non altera il colore né del fondotinta né della matita, perché molto spesso capita che quando applico la matita sopra, anziché andarla a fissare con un ombretto dello stesso colore della matita, utilizzo un pennellino e la cipria, e vi assicuro che non altera il colore della matita come non altera il colore del fondotinta, e fa sì che i vari correttori e il fondotinta durino il più a lungo possibile. Chiaramente anche un'azione matificante, ma è una cosa che fanno un po' tutte le ciprie, cioè quello di andare ad opacizzare le zone tendenti al lucido. Ok, passiamo ora alle basi ombretto. Inizio da questi qui, che sono degli ombrettini in crema a forma di cuoricino che costano 2,50 euro. Ci sono un po' di tanti colori, alcuni sbrilluccicosi. Sono molto carini, sì, costano poco, però non mi sono piaciuti più che altro da utilizzare da soli come base per gli ombretti. Io questi qua ve li consiglio più che altro da utilizzare sopra dei primer o sopra dei correttori. Ok, quindi non so, applicate il primer della Too Faced o il primer di Kiko, quello che volete, o anche un semplice correttore, e poi applicate questi, perché in questo modo vi assicuro che non vanno nelle pieghe. Se li utilizzate da soli, nel giro di un'ora neanche, va tutto nelle pieghe ed è uno schifo. Allora, inizio col primo, che è il numero 22, che è quello che poi ci sto giocando da 2 secondi. È il mio preferito ed è un oro molto molto chiaro. Questo mi piace davvero tanto. È un oro chiaro con dei glitter e io lo utilizzo anche come punto luce e anche come illuminante. A volte capita che lo utilizzo da solo sulla palpebra, chiaramente dopo aver applicato un correttore, un primer, una bella matita di eyeliner o di matita nera, mascara e sono a posto. Questo qui davvero mi piace un sacco. Poi, altro ombrettino è un bianco perlato, il numero 02, che è questo. Eccolo qui, molto carino, anche questo lo utilizzo come punto luce, come illuminante. Devo dire che sono molto pigmentati, peccato che come basi per gli ombretti non è che vadano molto molto bene, ecco, utilizzati da soli. E mi fermo qua perché sennò divento molto logorroica. Poi, numero 20, che invece è un bellissimo viola con dei riflessi sul fucsia e sull'argento, mi piace davvero tanto. Ve lo faccio vedere, eccolo qui, è molto luminoso. Poi arrivo, altro ombrettino, che questo lo adoro davvero, mi piace un sacco, è il numero 25 ed è questo qui in crema, ed è un bellissimo bronzo con dei glitter sull'oro, che io utilizzo soprattutto nel momento in cui faccio dei trucchi sul blu. Eccolo qua, perché devo dire che va diciamo ad approfondire meglio lo sguardo. Infatti nel tutorial che avevo fatto un po' di tempo fa sui toni del blu, azzurro e bianco, casomai vi metto da qualche parte il link del video, l'avevo utilizzato come ulteriore base sulla palpebra mobile. Avevo applicato il primer della Too Faced, questo qui sulla palpebra mobile, e poi l'ombretto blu sempre sulla palpebra mobile, e davvero è molto molto carino. Poi, altro ombretto è il numero 23, eccolo qui, che invece è un oro vecchio, si presenta così, e il colore, ve lo faccio subito vedere, è questo. Infine, ultimo ombrettino è il numero 24, che invece è una sorta di color mattone magenta, forse così si vede meglio, eccolo qui, ve lo faccio vedere sul dito, eccolo qui, molto molto carino. Ok, intanto che metto a posto, intanto che pulisco un po' le mie ditina sporche sporche di ombretti in crema, voglio farvi vedere tre long lasting stick della collezione permanente, con i quali mi trovo molto bene, costano 6,90 euro l'uno. Non ho da dire nulla riguardo, in quanto sono stati recensiti in 10.000 video haul review in modo chiaramente positivo. La mia review è più che positiva, in quanto questi ombretti in stick sono favolosi, non vanno nelle pieghe, durano tutto il giorno. Io ne ho tre,
Arrivo, eccoli qui. E vi faccio vedere anzitutto il primo, che purtroppo devo dire mi sta abbandonando, ed è il numero 07, ed è questo beige dorato, ed è questo qui, perché comunque lo utilizzo tutti i giorni. Poi l'altro è un oro vecchio ed è il numero 03, fatto così, ed è questo, eccolo qui. E l'altro verde, numero 09, ed è un bellissimo verde acqua con questi bellissimi riflessi sull'argento e iridescenze sull'oro. Ok, poi già che ci sono, voglio farvi vedere un ombretto in stick, long lasting stick shadow numero 21 della collezione Kaleidoscopic Optical Look 2011. È un color salmone chiaro e si presenta in questo modo. L'ho pagato 6,90 euro, diciamo che come prezzo è stato abbastanza ragionevole, perché l'ho pagato uguale identico agli altri long lasting stick e shadow della collezione invece permanente. Mi piace davvero tanto, secondo me è ottimo durante il periodo primavera estate, ecco, mi trovo davvero bene. Ne ho preso solamente uno perché comunque era l'unico colore, diciamo, che mi piaceva di più. Poi voglio farvi vedere, sempre della collezione permanente, l'Eye Base Primer, che è il famosissimo primer per gli ombretti. Mi piace davvero tanto, dura tutto il giorno, non va nelle pieghe e ve lo consiglio, costa ben poco, 6 euro, 7 euro, massimo 8 euro, non ricordo, forse 8,90 euro forse, non ricordo. Si presenta così. È un 10 ml con scadenza 6 mesi, mi trovo da Dio, in quanto anzitutto, ripeto, dura tutto il giorno e non va nelle pieghe, e secondo poi ha questo colore sul beigiolino marroncino, e quando lo applico è ottimo perché mi va ad attenuare le varie discromie e imperfezioni della palpebra, quindi davvero buonissimo. Volevo provare anche il primer per le labbra, mi sembra, non ce l'ho al momento, ma sicuramente sarà un acquisto che farò, insomma, a breve. Ok, passiamo a prodotti delle collezioni vecchie, che sono, come già detto all'inizio, facilmente reperibili negli outlet. Infatti vi faccio vedere questa collezione, che si chiama in questo modo, non pronuncio nulla perché io e l'inglese siamo due cose opposte, e a quanto so questa collezione era uscita 3 o 4 anni fa. Sono dei matitoni fatti in questo modo, abbastanza grandi, ok? Questi tre li ho presi ad esempio all'outlet di Franciacorta a Brescia, li ho pagati forse 4,50 euro l'uno, e sono dei matitoni ombretti sfumabili e luminosi, applicare poi sulla palpebra mobile. In realtà li utilizzo come base per gli ombretti, durano tutto il giorno e sono davvero molto buoni. Poi andrò ancora all'outlet a Brescia perché voglio prendere altri colori, c'era anche il verde, però c'era il mio fidanzato attaccato così come una cozza, che continuava a dirmi basta Lu, basta Lu, basta Lu, perché stai spendendo un sacco di soldi. Comunque inizio con il primo, che è il numero 01, ed è un bellissimo oro chiaro, ed è questo, eccolo qui, molto luminoso appunto. Poi devo dire che tutti e tre hanno una buona consistenza, molto morbida, sono abbastanza cremosi, quindi si sfumano anche facilmente. Il numero 04, che invece è questo bellissimo viola scuro, e si presenta così. L'altro invece è il numero 03, ed è questo rosa, bellissimo rosa chiaro, ed è fatto in questo modo, anche se da lì poi sembra un lilla, no dai, sembra un rosa, si vede, molto molto carino. Infine due prodotti che io invece vi sconsiglio davvero, e ultimamente poi ho avuto la prova del 9 e sono bocciatissimi al massimo, sono questi due ombrettini che fanno parte della collezione estiva, se non sbaglio, dell'anno scorso, di due anni fa, non ricordo. Perché li boccio? Perché non sono resistenti all'acqua, vanno nelle pieghe, non si sfumano per niente, nonostante hanno una consistenza in mousse, perché sono in mousse, non si sfumano facilmente e lasciano anche delle zone vuote sulla palpebra.
ho provato ad utilizzarli come base da soli e vanno nelle pieghe, ho provato ad utilizzarli sopra dei primer, sopra dei correttori, peggio che peggio, fanno persino fatica, insomma, a stenderli, proprio si fa veramente fatica. E poi, insomma, sicuramente li butterò perché non so proprio come utilizzarli, anche solo sulla palpebra mobile viene davvero uno schifo. Io appunto ne ho due, il primo è il numero 02 Violet, che è questo viola, come vedete l'ho già utilizzato, quindi non è che parlo a vanvera, e ha dei riflessi sul fucsia, però nisba de nisma, niente, non mi piace, infatti lo butterò appena possibile. E l'altro invece è il numero 05 Sea Green, che invece è un verde acqua, ed è fatto in questo modo, con dei riflessi sull'oro, molto simile al Long Lasting Stick Shadow che vi ho fatto vedere prima, della collezione permanente. Questo qui è leggermente più scuro, e comunque lo butto perché non mi piace per nulla. Nulla ragazze, questo è tutto, io spero di esservi stata utile in qualche modo. Se vi va commentino qua sotto, e se anche voi fate video come me, se vi fa piacere, se avete tempo, impostate un video di risposta sotto a questo video, così perlomeno vedo i vostri prodotti di Kiko, i vostri prodotti che comunque utilizzate per la base come prodotti ombretti, come base per gli ombretti. E nulla ragazzi, ci vediamo al prossimo video, un besito e ciao.